Buonasera e ben ritrovati a Sport d'Estate, l'appuntamento fisso della giovedì sera su TVL per parlare di sport a 360 gradi, una puntata da non perdere. Parliamo di calcio, di basket e di molto altro. Settimana intensa di lavoro, è così in casa della nuova società della Pistoiese, FC Pistoiese, che appunto è al lavoro con i massimi dirigenti per allestire la squadra. C'è stata la presentazione di questa società e poi adesso è il momento del lavoro, quello più duro, perché appunto c'è da formare una nuova squadra, da cercare un allenatore. Però dei passi sono già stati mossi e lo sentiremo fra pochissimo, perché riascolteremo e rivedremo l'intera conferenza stampa del direttore sportivo della Pistoiese, Massimo Taibi, che appunto ha spiegato a che punto è il suo lavoro, sia per quanto riguarda l'allenatore, per i giocatori. Lo faremo insieme al collega giornalista Maurizio Innocenti. Grazie Maurizio per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. E allora, una macchina che si sta muovendo, andiamo per ordine. Abbiamo parlato di questa nuova società, un progetto ambizioso, Maurizio. Almeno dalle parole direi molto ambizioso, molto importante, sia da un punto di vista tecnico, insomma, del campo, sia da un punto di vista economico. Insomma, se si parla di 3 anni, di voler provare addirittura a cercare di arrivare in Serie B, che vorrebbe dire vincere 2 campionati nel giro di 3 anni, che sono veramente tanta roba, un progetto veramente incredibile, già a partire da quello di quest'anno, perché ricordiamo che la Serie D è veramente uno scoglio duro. Cioè, in Serie D hai una sola possibilità di promozione, non ce ne hai un'altra, non puoi passare attraverso playoff, quindi se vuoi essere promosso devi vincere per forza il campionato. Quindi già partire con il fardello e dire devo per forza vincere il campionato, insomma, è già un bel peso sulle spalle, no? Che una squadra, un allenatore si trova a dover affrontare. In più ci sono gli altri, che non va mai dimenticato, non è che solo la Pistoiese vuol vincere, ci sono gli altri. Quindi poi, quando si tratta di vincere, a volte non bastano, no? Avere la squadra, cioè tutto un insieme di situazioni che si devono incastrare l'una con l'altra e poi per arrivare poi a quello che è il risultato finale. Quindi insomma, mi sembra un bel progetto, ecco, come hai detto tu, ambizioso e anche importante. E allora, su questo progetto si è soffermato anche il direttore sportivo della Pistoiese, Massimo Taibi, sentiamolo proprio, dove ha spiegato anche la sua scelta, una scelta forte, perché è un direttore che dalla Serie B, insomma, arriva in Serie D, quindi le motivazioni devono essere molto forti. Sentiamolo. Cosa mi è piaciuto di Pistoia, della Pistoiese? Intanto il progetto, quando ho visto il presidente Iorio, l'ingegnere Iorio, determinato, mi ha fatto vedere il suo progetto, quale doveva essere e poteva essere, e mi ha fatto sentire subito importante, mi ha voluto a tutti i costi, e praticamente una cosa che sono rimasto piacevolmente stupito, che lui è proprio tifoso della Pistoiese. Cioè, lui tiene questa maglia, davvero tifoso. E poi insomma abbiamo parlato, abbiamo un attimino sciolinato un po' di argomenti, soprattutto su quello che si poteva fare. Ci ho riflettuto per una decina di giorni e poi ho declinato le altre offerte lanciandomi in questo progetto, perché vedo un progetto che si parte da zero, ma da zero perché per quello che è successo, ma quello che questa società, credo che è una società che è veramente molto importante, è strutturata, ci sono diversi dirigenti importanti. Ho avuto la piacevole sorpresa che in questa società mi hanno chiesto un parere con l'ingresso di Giampaolo Pazzini, che per noi è un valore aggiunto, una persona che sa di calcio, è un ragazzo veramente a modo, è una persona che si occuperà, poi saranno loro il direttore operativo, ma è una persona che comunque vorrò spesso al mio fianco. Ho scelto di venire qua perché è inutile, non sono io a ricordare cos'è la Pistoiese, cos'è stato. Giocavo le figurine quando ero in Serie A, ai tempi di Borgo, Badiani, Lugnoni, Mascella, Poerio, è stato un mio amico. Quindi il mio obiettivo è quello di riportare insieme a tutti la
la gente allo stadio. Io sono stato a Reggio 5 anni, dove sono stato di casa, dove Reggio Calabria per me rappresenta la seconda casa. Sono tornato che c'erano 1800 spettatori, sono andato via con 20.000 spettatori. L'obiettivo di un direttore è quello di cercare di portare entusiasmo, ma l'entusiasmo si porta con le vittorie. Cioè stiamo creando tutto affinché questo possa succedere, e mi piacerebbe vedere lo stadio di Pistoia prima possibile pieno. Significa che avremo fatto qualcosa di importante. È un progetto che dobbiamo sviluppare affinché Pistoia torna sui campi che merita, non certamente con tutto il rispetto per la Serie D. E questo è un po' quello che ha detto sulla società Massimo Taibi. Poi veniamo un po' a quello che è il suo lavoro, quello di alla fine portare a termine delle trattative con i giocatori. È stato molto positivo anche in questo, perché ha detto che tanti, circa una ventina, sono già stati fermati, ovviamente per motivi di contratti già esistenti, insomma fino ai primi di luglio, lo sappiamo, non possono essere ufficializzati, così come l'allenatore, che comunque ha confermato Domenico Giacomarro. È un allenatore esperto, un allenatore che ha appena vinto un campionato di Serie D. E questo è già un fattore positivo, perché per vincere servono i vincenti, cioè sembra una frase fatta, una frase banale, ma è così. Se vuoi vincere devi prendere chi sa vincere, chi è abituato a vincere, chi conosce il modo di vincere. E quindi la Pistoia, a questo punto di vista, giustamente ha preso un allenatore vincente, ha preso un allenatore che l'anno scorso ha vinto il campionato, così come ha preso un direttore sportivo importante, cioè non è che lo scopriamo certamente adesso, ma così lo stesso Pazzini, tutto uno staff che sicuramente conosce il mondo del calcio, conosce soprattutto cosa serve, cosa ci vuole, ma non solo in campo, forse anche fuori dal campo, cosa serve per provare a vincere, per vincere tutte persone che hanno vinto nella loro carriera. Vincere è l'unica cosa che conta poi alla fine, esatto. No Maurizio? Anche per far quello che si augura il direttore, quello di riportare allo stadio tanta gente, perché abbiamo vissuto degli anni ultimi ovviamente molto deprimenti. Un po' tristi. E come ha detto appunto lo stesso direttore, da ultimo, se vuoi riportare entusiasmo, riportare gente, quello che conta è vincere. E lì, ripeto, è questa un po' la grossa sfida della Pistoiese, non tanto perché come dicevamo, cioè bisogna, ci vuole persone per vincere, è che la Pistoiese è costretta a farlo, e questa può essere da una parte un grosso stimolo, da una parte potrebbe essere un peso, dipende un po' poi come sarà, dov'è che penderà l'ago della bilancia. E allora andiamo a sentire, torniamo dal direttore sportivo della Pistoiese Massimo Taibi, dove parla appunto dell'allenatore e anche dei giocatori. Da quando ci siamo messi in moto ho cominciato a lavorare, la prima cosa da fare era cercare l'allenatore, si è ponderato, come era normale che fosse, diversi profili. Poi siamo andati su Giacomarro, perché comunque, a parte che io con lui avevo giocato qualche annetto fa, è uno che ha vinto diversi campionati di Serie D, una persona schietta, uno che fa giocare bene le squadre, e allora alla fine abbiamo deciso di puntare su Mimmo Giacomarro. Dopodiché mi sono messo in moto, chiaramente non sono qua a poterlo dire, abbiamo già chiuso 20 giocatori e devono essere 25, per cui adesso mi do una calmata, cercheremo di ponderare gli ultimi 5 in maniera importante. Non posso far nomi semplicemente perché fino al 1 luglio, come voi ben sapete, fino a 30 sono vincolati, c'è chi deve prendere ancora qualche stipendio, c'è chi non può comunicarlo, ma da 1 luglio potremo poi dire tutti i giocatori che abbiamo bloccato, anche perché fino ad oggi no, però mi potrei anche aspettare qualche scherzetto, qualche retromarcia alla fine, e comunque saremo già pronti eventualmente per sostituirli, credo di no. Quindi la cosa che ho chiesto ai giocatori, alla mia società, la cosa che ho chiesto intanto carta bianca, perché sono abituato a prendermi le responsabilità e non sono abituato a dire è colpa tua, è sempre solo esclusivamente colpa mia, per cui non voglio interferenze, loro lo sanno, ascolto tutti perché sono la mia società, però a livello tecnico bisogna andare a dare una linea ben precisa, e da loro ho avuto delle risposte fino ad oggi più che positive, anzi sono stati assolutamente straordinari con me. I giocatori che abbiamo contattato, ho chiesto una cosa sola, di essere professionisti. Il professionismo per me si racchiude nel rispettare le regole,
nel lavorare tutti i giorni e non discutere le scelte tecniche. Io ho avuto in questi 15 anni di carriera giocatori anche difficili da gestire, ma non ho avuto mai nessun problema. Non ho mai multato un giocatore, perché quella è forse la mia forza, sbaglierò i giocatori, ma la gestione, sono chiaro all'inizio, sono chiaro durante e dopo, che devono tutti remare sulla stessa direzione. Tutti quelli che abbiamo contattato e abbiamo chiuso hanno una sola voglia, quella di vincere, anche se vincere è difficile, perché purtroppo vince una, però bisogna sognarla, bisogna ogni giorno coltivare la voglia di vincere, perché bisogna essere vincenti. Poi se dovessimo incontrare la squadra 2-3 più forte di noi, diremo bravi, però non dobbiamo lasciare nulla al caso. Società forte, allenatore forte, dobbiamo creare questi giocatori, prendersi giocatori altrettanto forti e ce la giochiamo. Solitamente quando vado all'estero in squadra la faccio di comune accordo con l'allenatore, in base all'allenatore che si sceglie, che ho scelto, sulle caratteristiche chiaramente come gioca, e poi gli propongo una serie di giocatori che possono andare bene per l'allenatore. L'allenatore chiaramente un paio di giocatori te li chiede sempre e si cerca di accontentarlo. Il mio ruolo è quello di portare alla luce a lui tutti i giocatori che possono andare bene per lui. Le altre squadre sono partite avanti perché avevano quantomeno uno zoccolo, no? Noi abbiamo ottenuto due giocatori soli, due o tre dell'anno scorso, quindi rifare la squadra non è semplice, perché devi fare 25 giocatori, ripeto, tre ci sono 22, e là sarà poi il primo allenatore, dopo essere bravi noi a creare quella marca, ma di tutti nuovi. Dall'altro canto non c'è neanche stata quella la problematica che tutti i direttori abbiamo, le cessioni, no? Essendo senza nessuno dentro, c'è stata anche quella, ho perso poco tempo per dedicarmi alle cessioni. Ad esempio io personalmente per le quote, a parte un paio di giocatori, le altre scelgo tutti quelli che hanno fatto la categoria, perché il 2005-2004 per me sono più importanti quelli che già hanno giocato in D, no? hanno già giocato con i grandi. Il 2006 qualcuno che ha giocato con i grandi c'è, noi l'abbiamo già bloccato, perché comunque ti arrivano 2 anni e 18 che sicuramente saranno bravi, però non hanno mai giocato con i grandi, e sarà un punto di domanda, magari, anzi siamo convinti che potranno fare bene. Però l'obiettivo mio è stato quello di calarmi in questa categoria, nello studiare la categoria, anche se la conoscevo, perché l'avevo fatta all'inizio carriera, l'ho fatto 2 mesi a fine campionato, ho dato una mano al mio amico del Riccione, poi ho 2 collaboratori che hanno vinto 4-5 campionati di Serie D, per cui insomma non sono arrivato da sprovveduto, per cui la vecchia squadra non esiste, esiste solo la Pistoiese, per cui io ho parlato solo con alcuni giocatori della Lianese, ho parlato con alcuni giocatori delle altre squadre, per cui per me è stato semplice, noi siamo la Pistoiese basta, ho preso 3 giocatori che giocavano casualmente nella Lianese, ma non perché la Lianese fosse la Pistoiese, sono 2 cose totalmente diverse. Secondo me, a parte il girone F e il girone H, dove effettivamente ci sono 7-8 squadre che competono per la prima posizione, gli altri gironi si equivalgono, insomma sono sempre quelle 3-4 squadre che devi lottare, per cui per me l'uno vale l'altro. Starei preoccupato se ci mettessero il girone F e il girone H, che noi non tocca, perché veramente là, secondo me sono tante squadre che competono per vincere. Tutti gli altri gironi sono 3-4, come qualsiasi a noi ci toccherà competere con queste 3-4 squadre. E quindi un duro lavoro, si attendono quindi le conferme di queste trattative che comunque ci saranno, come abbiamo detto, intorno alle prime settimane di luglio. C'è tempo, perché comunque lo ricordiamo, il campionato inizierà l'8 settembre, però poi ci sarà un ritiro nelle prime settimane di agosto. E il girone, questo rimane un'incognita, ancora non lo sappiamo. Maurizio, ci sono anche ancora tante Toscane in Serie D, ci potrebbe toccare certo. Anche un girone con qualche big. Potrebbe toccare sicuramente un girone con squadre di punta, a parte i gironi che ha detto il direttore, insomma, che sono da evitare, ma insomma, anche gli altri hanno parlato di come minimo 3-4 squadre che comunque puntano a vincere. Quindi, ripeto, come dicevamo prima, la Serie D è veramente un campionato duro, difficile, perché hai una sola chance, non puoi sbagliare, hai una sola possibilità di essere promosso e la devi prendere, se non la prendi niente, così ripeti l'anno, e questo è veramente il difficile, perché
come si dice, come diciamo, deve andare tutto bene, deve essere un insieme di situazioni che vanno a braccetto, e è chiaro, la speranza è che tutto questo accada, questo è ovvio. Però ecco, per questo dire, difficile stabilire, sì è vero il girone, però è più che altro c'è da pensare alla Pistoiese, cioè che tutto vada bene, che tutto si incassi alla perfezione nella squadra. Poi le avversarie, tanto ci saranno sempre quelle da battere, questo è normale, non esiste un girone dove nessuno vuol vincere, quindi l'importante è che comunque ci sia la squadra, parlo di gruppo, di come ha detto prima il direttore, c'è la voglia di coltivare questa voglia di vincere, e poi ripeto, è la fortuna che quella ci vuole, anche è quella una componente importante. Le premesse buone ci sono, il fatto che il direttore ha parlato comunque di giocatori importanti, certo, giocatori esperti, di categoria, abbiamo visto che fanno la differenza alla fine. Sì, sono d'accordo, se vuoi vincere si torna lì, anche giovani, ma che già abbiano comunque esperienza, certo, giovani ma con già qualche campionato alle spalle, insomma, perché si torna lì. Se vuoi vincere devi prendere la gente che è abituata a vincere, ma che vuol dire anche sopportare un certo carico di pressione, che sa che sicuramente arriveranno momenti difficili, che nei momenti difficili è lì, sanno come uscirne perché gli è già capitato in carriera, perché ci sono già passati, quindi è tutto un insieme di situazioni che i giocatori vincenti, esperti, con già anni di carriera sulle spalle, sanno come fare. Chiaro che il giovane che arriva la prima volta in Serie D, che non sa ovviamente come si affronta le difficoltà, può essere più difficoltoso, per questo che ci vogliono quei giocatori lì, c'è poco da fare, insomma. Quindi attendiamo, le prossime settimane già dovrebbero esserci delle novità, delle sicurezze in quanto appunto allenatore e giocatore. Grazie a Maurizio Innocenti per essere stato qua con noi. Andiamo in pubblicità, restate con noi perché poi torniamo e con Alberto Cambuli parleremo anche di Pistoia Basket, di basket, questa nuova società americana e quello che si sta muovendo appunto attorno ai colori biancorossi. A tra poco. E come promesso, dal calcio al basket, perché sono ore, giorni movimentati anche in casa biancorossa con questa nuova società americana, con i massimi dirigenti al lavoro. Anche oggi è stata una giornata importante per la presentazione di tutto quanto il comparto marketing nuovo biancorosso, però ovviamente con me qua per raccontarci tutto c'è Alberto Cambuli, che segue da vicino i colori biancorossi. Grazie Alberto. Ciao, Giada. Per essere venuto qua con me, per aiutarmi un po' a parlare questa sera di quello che accade un po' intorno ai colori biancorossi, anche perché è stata una settimana anche un po' movimentata per quanto riguarda, ormai lo possiamo dire, l'ex coach biancorosso, sì, Nicola Brienza. Sì, è stata una settimana movimentata, mi viene da dire quasi un far west, cioè botta e risposta. Chiaramente sono arrivate quelle delucidazioni che magari ci aspettavamo da qualche settimana, sia da una parte che dall'altra. Ci sono due versioni, una di quella di Brienza, e chiaramente offre quello che è il suo punto di vista. Lui che ha partecipato, era in realtà, i virgolettati sono diventati poi di dominio pubblico, sappiamo di questi famosi 8 minuti, di queste due richieste da parte della società comunque di lasciare il club biancorosso. Dall'altra invece sembrerebbe comunque diciamo così esserci delle differenze proprio dal punto di vista del racconto, cioè per esempio mi viene da dire che una parte in comune tra le due è che Brienza parlava del contratto, chiesto la rescissione del contratto solo giovedì scorso, mentre la società aveva annunciato che già 20-25 giorni fa, insomma, quando fu fatta la famosa conferenza stampa con Ron Rowan, si andava nella direzione il coach avesse già mandato la richiesta di rescissione. Sono quei dettagli che hanno acceso un po' la miccia tra i tifosi, e chiaramente, insomma, il coach è voluto tornare a Pistoia proprio per delucidare e cercare di dare la sua almeno versione dei fatti, cosa che non era riuscito, anche perché sappiamo che altro tema è quello che Nicola Brienza non è riuscito poi fondamentalmente a salutare la piazza. Sì, poi infatti ne torniamo a parlare proprio questa sera, proprio perché questo è un po' il nodo centrale anche di adesso, no? In fermento c'è questo, la scelta del nuovo allenatore, che ad oggi ancora non sappiamo, e quindi certo, è per questo che insomma il tema è molto, sì, è molto caldo. Allora andiamo ad ascoltare le parole di coach Nicola Brienza. Vi ringrazio di essere qui, ci tenevo a approfittare del fatto che fosse a Pistoia
fondamentalmente per fare la cosa che mi preme di più è fare un saluto ai tifosi, un saluto a tutta la cittadinanza, a tutta la gente che ci è stata vicina in questi 3 anni, che mi è stata vicina tantissimo. Ho ricevuto veramente centinaia di messaggi, molti dei quali messaggi non ho risposto, in parte perché era in un periodo in cui io non potevo rispondere e quindi chiaramente devo stare attento anche a che tipo di risposte potevo dare, in parte perché veramente sono stati tantissimi, quindi poi si sono sommati chiaramente anche ai messaggi di congratulazioni per il nuovo lavoro, per cui ho la memoria piena e quindi è un modo anche per ringraziare per l'affetto. Sono stati 3 anni fantastici, 3 anni incredibili, pieni di soddisfazioni, pieni di obiettivi anche molto così all'apparenza irraggiungibili o molto difficili da raggiungere, e invece soprattutto per merito dei ragazzi, come ho sempre detto, però chiaramente c'era anche il lavoro dello staff, il lavoro di Marco, siamo riusciti a fare delle cose incredibili, per cui rimangono 3 anni bellissimi della mia vita. Mi sento ogni volta che penso a Pistoia, penso comunque a un posto di casa, prova ne è che ho tanti amici qui, per cui appena ho la possibilità vengo a trovarli, indipendentemente dall'aspetto proprio di pallacanestro. E quindi quando vieni accolto in una comunità in questa maniera, chiaramente è bellissimo, e quindi vi ringrazio tutti quanti per quello che hanno fatto, per quello che hanno fatto nell'immediata uscita, e per l'affetto che ancora oggi, ieri sera ero sulla sala con alcuni amici, sono stato accolto da chiunque passasse, veniva a salutarmi, voleva una foto, per cui chiaramente queste cose rimangono, e ringrazio tantissimo Pistoia per avermi aiutato a crescere come professionista, ma soprattutto a livello umano, e queste cose sono le cose che poi chiaramente rimangono nel mio corpo, nella mia testa, nel mio cuore, e penso e credo, vedendo tutto questo affetto, che rimarrà anche nella testa e nel cuore dei tifosi, quindi questa cosa è bellissima, ed è poi un po' il significato dello sport. Chiaramente conta vincere, conta i risultati, conta tutto, però lo sport nasce per le emozioni, e onestamente ce ne sono state tante di belle, quindi ci tenevo non farlo solo via social, ma ecco, farlo anche via ufficiale, ringraziare tutti quanti. In ordine cronologico, io giovedì ho rescisso il contratto con Pistoia, quindi 2 giorni fa, non un mese fa. Seconda cosa, con la nuova presidenza, come dissi già dopo gara 3 con Brescia, non avevo mai parlato se non dei ciao ciao, buongiorno, buonasera, per cui era mia intenzione, appena finisse il campionato, di sedermi a un tavolo e parlare, primo, ovviamente perché avevo un contratto, quindi non c'era da parte mia la necessità e la volontà di cambiare o di fare. Per cui io ho chiesto una riunione a Rowan il lunedì, che mi è stata concessa, e eravamo io, Marco e Rowan. Ringrazio Marco perché in quella sede ha chiesto che il mio contratto fosse adeguato ai risultati e fosse allungato, e mentre la presidenza mi ha chiesto di, la riunione è durata 8 minuti, mi ha chiesto di verificare se ci fossero opzioni fuori da Pistoia, e quindi siccome me l'ha chiesto 2 volte in 8 minuti,
alla seconda volta ho detto oh, va bene, per cui quello che è stato detto alla conferenza del 24, se non mi sbaglio il 25, è vera, nel senso che io ho chiesto di andare via, ma perché qualche giorno prima mi era stato chiesto dal presidente di verificare se ci fossero delle opportunità fuori da Pistoia. E la richiesta da parte di San Mugaro di eventualmente di portare avanti il discorso era stata, tra virgolette, negata. Questo sta a dimostrare che non c'era da parte mia nessuna volontà di rescindere, perché chiaramente se non avessi trovato un'opportunità non avrei rescisso il contratto e sarei rimasto a casa in attesa di qualche cosa. Nel momento in cui ho trovato un'opportunità valida, ho chiesto a Pistoia di rescindere il mio contratto. La presidenza io la vedo dal punto di vista professionale come il CEO di una grande azienda che cambia e che quindi quando cambia, al netto che ci sono dei manager già in essere, io sono un manager, decide di cambiare i suoi manager perché ha altre idee. Quindi di conseguenza mi sono mosso nel cercare delle alternative valide. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che avendo fatto 3 anni bellissimi qui mi sarei aspettato, diciamo, da altre componenti della società un accompagnare in maniera diversa la mia uscita da Pistoia. Quindi avrei preferito magari fare una conferenza tutti insieme piuttosto che fare una conferenza in Bur, bellissimo posto, ma voglio dire in maniera quasi carbonara. Detto ciò, va bene tutto, per cui forza Pistoia sempre, e io porterò avanti quello che sono invece le mie situazioni professionali. E rispetto la volontà di chi gli sta vicino di seguire, uscendo dall'aspetto professionale, è chiaro che si vive di rapporti, onestamente mi sarei aspettato niente di particolare, ma così un modo più funzionale per tutti di venire fuori da questa cosa. Ecco, però se non c'è stata vuol dire che probabilmente non è stato ritenuto necessario farlo, quindi va bene uguale, forza Pistoia sempre e adesso forza Cantù per me. No, sono stati nel momento in cui ho dato mandato al mio agente di verificare, ci sono state delle situazioni con delle chiacchiere, più che situazioni, delle chiacchiere con altri club, non si è creata le giuste valutazioni, con Cantù si sono create perché, come ho detto in conferenza stampa, indipendentemente dalla categoria apprezzo tantissimo, mi piace tantissimo il progetto di club che hanno nel medio periodo e quindi indipendentemente che la mia città natale, tra virgolette, poteva essere qualunque tipo di città, non è Cantù perché sono di Cantù, è Cantù perché mi sembra che abbia un bellissimo progetto e onestamente sono carico nell'idea di fare questo cammino insieme a loro. Io a Marco devo tantissimo, devo proprio tanto perché comunque 3 anni fa mi ha dato la possibilità di lavorare in un contesto dove c'era lui. Io lui lo conoscevo chiaramente da giocatore, un pochino da dirigente, però non avevo mai lavorato e si è dimostrato un fuoriclasse e quindi chiaramente quando tu hai la fortuna di lavorare con un fuoriclasse poi ne sfrutti il vantaggio, ecco. Lui faceva gli assist, io la mettevo in porta, ma poi gli assist c'è bisogno che te li facciano, se no non fai mai gol. Quindi è un distacco così professionale, ma poi la stima e l'amicizia che si è creata in questi 3 anni è solidissima. Il migliore allenatore sono stato io, Alessandro il secondo, l'anno scorso l'allenatore migliore è stato Ramondino e 2 anni fa Magro. Qui vuol dire che negli ultimi 3 anni i 3 migliori allenatori italiani della nuova generazione, semplicemente per una questione di età,
sono tutte e tre fermi, perché era Mondino fermo, Magro fermo e io ho avuto la squadra. Significa che probabilmente è una colpa nostra, cioè nostra non mia, intesa Nicola Brienza, ma probabilmente del movimento allenatori. C'è da fare sicuramente una riflessione con Repesa che prende la panchina di Trapani e la probabile, non lo so perché non sono a corrente, ma da quello che leggo la possibilità che Pistoia abbia un allenatore straniero significa che su 16 squadre ci sono 9 allenatori stranieri, quindi vuol dire che non è un problema di Brienza o di Magro, di Ramondino, ma è probabilmente un trend che si sta verificando, per cui chiaramente gli allenatori stranieri che vengono sono bravissimi e meritano grande rispetto, dobbiamo essere probabilmente più bravi anche noi allenatori italiani nel farci trovare pronti quando ci sono le opportunità. E così ha parlato Nicola Brienza. Ovviamente ci sono state comunque poi le reazioni da parte anche della società che tu hai raccolto. Sì, abbiamo sentito, no, quelli sono i temi, ringraziamento a Marco Sambucaro, quel discorso di cui parlavamo prima dei famosi 25 giorni fa o oggi la rescissione. Lui ha dato la sua visione dei fatti, ha chiamato, l'abbiamo sentito, no, un paio di passaggi ancora nostri tifosi, cioè mi sembra un Nicola Brienza comunque in generale, per fare un'analisi solo su di lui, che ancora è emotivamente coinvolto nella situazione di Pistoia, cioè mi sembra ancora una persona che avesse degli interessi comunque all'interno della piazza. Chiaro è che alla fine i cicli finiscono, l'ha detto anche lui, ha detto è iniziato un nuovo corso, c'è un nuovo presidente, è giusto anche sia così. L'unica cosa, e magari un po' quello il rimpianto di tutti, è il discorso che riguarda questo saluto che poi non è mai arrivato. Fondamentalmente lui ha detto mi sarebbe è stata anche una conferenza stampa con la vecchia, insomma, con la vecchia parte della società, Capecchi, Saracca, insomma, lo sappiamo, questo non è arrivato e insomma c'è, traspare la manica dalle sue parole. Dall'altra parte invece adesso stiamo per vedere la risposta da parte della società, forte, con Ettore Saracca, direttore generale, che ha fornito la sua versione dei fatti e secondo me è anche importante, nelle parole che andremo a sentire, tutti i passaggi, no, che arrivano poi al discorso di Brienza, ovvero abbiamo parlato un po' del budget, abbiamo parlato del discorso della risoluzione del debito, del risanamento del debito, scusate, insomma, quindi passaggi importanti che possono alla fine, un conto è la passione per i colori di Pistoia e il tifo e tutto, poi c'è una società, c'è un club, c'è una struttura e quelli sono, insomma, i punti interrogativi più importanti. E quella deve prendere delle decisioni. Allora andiamo a sentirlo, Ettore Saracca. Qualche chiarezza sui nuovi soci della East Coast Sport Group portati da Rowan, se si può dare, diciamo così, un quadro un po' più chiaro? Non è vero che non c'è chiarezza. Ovviamente noi in questo momento abbiamo una, diciamo, una parte di investitori che sono tutti legati al nostro presidente. Il presidente è il rappresentante di questi investitori, poi se uno vuol fare le ricerche, fa le ricerche pubbliche che vuol fare, no? Non ci sono segreti, non abbiamo nessun tipo di interesse secondario. Sono soci investitori che hanno delegato al 100% il nuovo presidente a portare avanti le strategie sia societarie che sportive e noi ci interfacciamo con Rowan. Ecco, invece sul, diciamo, risanamento del debito, a che punto siamo anche da quel punto di vista? Il risanamento sta andando avanti, i professionisti ci stanno lavorando, penso che siamo abbastanza vicini a portare a definizione quello che è un piano importante per permettere a questa società di continuare su quel percorso virtuoso che abbiamo messo in piedi un anno fa. Ecco, invece aumento di budget, di che cifre stiamo parlando? Ne avevate già parlato, però anche su questo magari, siccome se ne è parlato fuori dal campo, vediamo se si può dare qualche cifra. Allora, il budget sul quale stiamo ragionando è un budget nettamente superiore rispetto a quello dell'anno scorso. Non mi chiedere la cifra esatta, perché ancora oggi abbiamo da definire alcune aree per inserirle appunto nel budget e nel business plan e ci stiamo proprio lavorando in maniera molto costruttiva e anche molto soddisfacente, perché le aperture sono abbastanza importanti. Quindi è un budget superiore a quello dell'anno scorso. Con questo budget, come ho detto anche in conferenza,
cominciati a capire e a vedere che ci sono degli investimenti importanti che sono fatti non solo a livello di risorse ma anche a livello di investimenti strutturali piuttosto che tecnologici, e quindi insomma andiamo avanti, perché da questo punto di vista, ripeto, il progetto è un progetto serio, concreto, e il budget è in divenire ma è in aumento, non in diminuzione. Ultima questione, che è quella di Nicola Brienza, se vuole dare una risposta rispetto a quella che ha detto. Io partirei dal primo punto: più che altro è stato ripreso anche i suoi virgolettati di un mese fa, insomma, quando ci fu la conferenza, che si parlava che una ventina di giorni fa fosse pervenuta questa richiesta di rescissione. Il coach invece parlava che la rescissione sia arrivata giovedì, diciamo così, se si può chiarire questa situazione. Io, diciamo, chi mi conosce sa che sono una persona che parla sempre avendo la verità alle spalle. Io non voglio fare ulteriore polemica, perché poi con Nicola penso di continuare ad avere un buon rapporto sia a livello professionale che personale, quindi colgo anche questa occasione per ringraziarlo pubblicamente per tutto quello che ha fatto umanamente e professionalmente, non solo all'interno del nostro palazzetto ma all'interno della nostra città. Si è sempre dimostrato una persona sensibile da tanti punti di vista, ha lasciato un'immagine indelebile in questa città. Lo ringrazio personalmente perché ci ha fatto veramente sognare, soprattutto me, nell'ultimo anno, e abbiamo visto i risultati sportivi che sono venuti fuori. Quindi professionalmente gli auguro tutto il bene del mondo, gli auguro di poter vincere quella sfida che lui si appresta ad affrontare a Cantù, con un percorso anche lui pluriennale, segno che la società ha in mente di fare grandi cose, e penso che Nicola possa essere la persona adatta per portare avanti questo discorso. Non voglio fare polemiche, perché dobbiamo andare avanti e lavorare in maniera concreta su tante altre cose. L'unica cosa che mi sento di dire è che Nicola in cuor suo sa di aver detto alcune significative inesattezze. E allora, anche perché, Alberto, i tifosi, la piazza si aspetta molto da questa società. Adesso si aspettano risposte, ne parlavamo proprio stamattina, ovvero se prima il Pistoia Basket avevano un nucleo familiare, per così dire, comunque del territorio, della città, che tutti sapevano tutto, insomma tutti si parlavano con tutti e tutti ci si conosceva, adesso invece sono proprio cambiate le basi di questo rapporto, ovvero è diventato un nuovo trust, nuovi soci dall'America, di cui sappiamo poco o niente, perché poi fondamentalmente l'ha ribadito anche lui in queste parole, ovvero ha detto che sì, ci sono dei soci forti che appoggiano appoggiati al 100% da Rowan e viceversa, però fondamentalmente ancora mancano questo tipo di informazioni, quindi capisco anche comunque in generale il brusio da parte della piazza. Dall'altra sappiamo anche che, essendo un nuovo corso di questo tipo e di queste dimensioni, perché l'impatto che avrà, da quello che ci dicono, sarà molto importante, con sponsor che sono sempre più felici di entrare a Pistoia, e per carità del cielo, però serve appunto fare chiarezza su questi termini. Ancora mancano diversi punti. Ci è stato detto comunque che il 10 di luglio ci sarà il ritorno appunto di Rowan a Pistoia, e lì speriamo di avere qualche informazione in più, perché a questo punto la dirigenza vecchia ha fatto la sua parte, ha portato a quella nuova. Adesso le risposte devono arrivare per forza dai nuovi ingressi che ci sono stati in società. Quindi qualche settimana di attesa, e poi insomma si farà luce anche un po' meglio sulla situazione in casa del Pistoia Basket. Grazie Alberto Camburi. Grazie Giada. Restate con noi, andiamo in pubblicità, ma poi torniamo puntuali per l'ultima parte di Sport d'Estate. Ed eccoci ritrovati a quest'ultima parte di Sport d'Estate, un'ultima parte però molto importante, perché parliamo di sport, Sport d'Estate, e questa sera lo faremo con il delegato provinciale CONI di Pistoia, Andrea Capecchi, che ringrazio già da adesso per essere qua con noi. Abbiamo parlato di calcio, di basket, di queste due nuove realtà che ci sono a Pistoia. Andrea, parliamo di uno sport provinciale, come sta? Lo sport provinciale, in generale, appunto, ovviamente, come hai già anticipato, diciamo che c'è fermento intanto intorno a questi due sport, diciamo, che rappresentano un po' la nostra provincia, no? Anche fuori dai confini regionali, per abbinarci poi anche il ciclismo, che sicuramente
è un altro di quegli sport che in provincia la fanno a padrone. Basta vedere Bettiol, che ha vinto l'ultimo campionato italiano che si è svolto a Firenze. Sembrerebbe uno sport in salute, perché diciamo questi nuovi investitori che si sono che hanno portato appunto delle finanze nell'attuale Pistoia Basket sembrano appunto con idee abbastanza decise, no? Visto anche quello che sta succedendo da un punto di vista tecnico nella società, di oggi anche appunto la notizia del nuovo responsabile marketing, quindi qualcosa si sta muovendo, i giocatori, manca ancora l'ultima pedina che è l'allenatore, che per noi magari è una cosa fondamentale, al momento non sembra esserlo così per la società di Via Fermi. Altra bella notizia appunto è questo progetto molto interessante della Pistoiese, che sicuramente rivitalizza questa società con un progetto sembra sano, sembra sicuro e avviato anche a degli obiettivi abbastanza importanti, no? Come si sta leggendo, come abbiamo verificato anche dalle conferenze stampa che si sono svolte in questi, che non possono far bene altro che al movimento del calcio, perché insomma la provincia ha bisogno, no? Di una società guida, una società faro anche in questo sport che è molto sviluppato. Il ciclismo, ora è la stagione proprio del ciclismo, quindi le strade sono piene, stiamo aspettando a gloria anche questa famosa partenza del giro del Tour de France che sabato partirà da Firenze, quindi diciamo che c'è fermento. Per quanto riguarda gli altri sport è chiaro che diciamo c'è apprensione, no? Perché a breve inizierà, c'è la scadenza del 1° luglio che tiene un pochino in soggezione le società dilettantistiche con questa nuova riforma dello sport che chiaramente porta dei cambiamenti abbastanza importanti. Ecco, quali sono più che altro anche per le società le difficoltà in cui andranno incontro? Ormai hanno un po' chiaro, no? Quale sarà lo scenario che ci si prospetta? E allora, sicuramente c'è una regolamentazione abbastanza importante, no? Quindi non ci sono i contratti che sono di varia natura, possono essere appunto partite IVA piuttosto che co-co-co, oppure assunzioni a tempo determinato o indeterminato di tecnici e quant'altro. Diciamo che forse questa svolta è una svolta innanzitutto epocale, perché insomma è per quanto riguarda l'Italia. Magari poteva essere fatta, secondo il mio parere, questo è un mio parere, non voglio diciamo mettere in discussione questa riforma, però poteva essere fatta in maniera un pochino più graduale, forse un pochino più pensata, perché già dallo scorso anno diciamo ci sono stati dei cambiamenti fino ad arrivare appunto a vedere ora cosa succede dal 1° luglio, però molte società si sono dovute mettere in regola sotto tanti punti di vista. È di ieri questa nuova diciamo decreto ministeriale dove si rimanda lo svincolo dei giocatori, per esempio, quindi è una cosa abbastanza importante. Lascia il dubbio il fatto che si lascia alle federazioni decidere se partecipare a questa nuova diciamo normativa oppure no. Per esempio sembra che la FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, lasci tutto com'è, cioè nel senso che i giocatori saranno liberi di svincolarsi. La Federazione Gioco Calcio, che ha puntato molto su questa su questo diciamo posticipo, invece è contenta perché tiene ancora per un anno diciamo i ragazzi sotto la tutela, quindi non c'è questo via liberi tutti, ma c'è ancora un controllo da parte della società
che decideranno il futuro di questi ragazzi. Tocco un altro tasto dolente, perché noi siamo stati insieme pochi giorni fa alle premiazioni dei veterani dello sport, dove appunto si mettono in risalto, no, tutti quei ragazzi che hanno raggiunto dei traguardi, degli obiettivi, e andiamo dal nuoto al pattinaggio, motori, tante discipline sportive che la nostra provincia veramente, di cui la nostra provincia deve essere veramente molto soddisfatta. Purtroppo sentiamo sempre però che questi ragazzi, queste società sono alle prese con uno dei problemi che attanaglia anche la nostra provincia, che è quello degli impianti sportivi. Si fanno dei passetti un po' avanti, ci sono un po' delle notizie positive in questo senso? Allora, le notizie positive è chiaro che ce le devono dare gli amministratori, nel senso che diciamo qualcosa si sta muovendo. È chiaro che fare delle progettualità a livello sportivo, magari abbiamo visto ora la nascita di situazioni più private, no? che pubbliche. Basta vedere quello che è successo al Garden Vannucci, no? Con questa nuova impiantistica molto importante, padel e quant'altro, Agliana, quello che è successo. Diciamo che c'è un'organizzazione un pochino più privata. Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, si stanno muovendo. È chiaro che la macchina è lenta. Monfumano, per esempio, si sta muovendo nella ristrutturazione del palazzetto. È stata da poco terminata la pista. Montecatini ha chiuso il Palaterme, quindi si creano delle difficoltà per le società di pallacanestro, in questo caso, però per avere poi un futuro sicuramente migliore. Purtroppo dobbiamo fare i conti con la scarsità degli impianti, no? E dalla crescita invece abbastanza importante di chi ne fruisce di questi impianti. Tutti vogliono impianti, però poi alla fine è chiaro che lo spazio deve essere trovato per tutti, ma a volte chiaramente non si riesce ad accontentare tutti. Quindi si parla di sofferenza nel mondo del calcio, nel mondo le palestre vengono occupate pallavolo, pallacanestro e quant'altro, quindi non è che c'è una palestra dedicata per ogni sport. Quindi è sicuramente una situazione delicata, una situazione dove magari ci sono anche delle strutture che devono essere anche ristrutturate, no? Proprio per dare la possibilità di poter nuovamente tornare a svolgere attività in queste strutture. Mi viene in mente il Legno Rosso, che parte non riparte, e potrebbe essere veramente invece una zona molto importante, no? Della città di Pistoia, dove una soluzione potrebbe essere queste partecipazioni miste fra pubblico e privato, dove bisognerebbe magari trovare queste sinergie in modo da trovare i fondi e gli spazi per fare queste anche nuove strutture. L'area Pallavicini sarà un'altra di quelle strutture dove l'amministrazione comunale di Pistoia punta molto. Non è sufficiente? Non si sa, ecco, quindi fino a che punto. Io spero, cioè, è comunque tanto un qualcosa che si aggiunge all'impiantistica sportiva. Abbiamo avuto purtroppo nei periodi passati l'auditorium, che è stato chiuso, no? Per diverso tempo, per motivi anche lì di manutenzione. Quindi prestare anche molta attenzione alla manutenzione dell'impiantistica. Io sono anche un docente di scolastico, quindi al di là della palestra, però anche le scuole stesse hanno bisogno, no, di continua manutenzione, perché chiaramente sono strutture, molte delle nostre, nate in tempi non recenti, e quindi la manutenzione è molto importante, figuriamoci per l'impiantistica sportiva. Sei un uomo di sport anche praticato proprio, quindi chi meglio di te, insomma, ha in mente cos'è lo sport, quali sono gli obiettivi, i traguardi? Allora, da delegato provinciale del CONI, ti sei posto un obiettivo che vuoi raggiungere alla fine di questo tuo mandato? Allora, il mandato, come ben si sa,
come so io, come sta comunque tutti, come sapete, diciamo che è abbastanza limitato nel tempo, perché io sono entrato in corsa al posto di un Stefano Riccomi che ha avuto dei problemi personali, per cui sono stato chiamato a sostituirlo, ma il mandato comunque termina alla fine del quadriennio olimpico, quindi al termine del 2024, dopodiché ci saranno le elezioni sia per quanto riguarda chi sta in alto, e piano piano a cascata. La nostra è chiaramente successiva a tutte queste elezioni, quindi dal Comitato nazionale fino al Comitato regionale, poi vediamo quello che succede. Io cosa mi sono posto? Sicuramente, per quello che ho sentito dire, io non sono qui a dare giudizi di quello che è successo o non è successo, perché non c'ero, quindi non sta a me giudicare. Ridare visibilità al CONI. Come? Innanzitutto, appunto, riavvicinare i ragazzi anche a partecipare proprio alle attività del CONI, che è una cosa molto importante. Oggi i ragazzi fanno anche la differenza, perché, come si parlava prima, sono smart, sono più veloci di noi, no? Sono più reattivi. E quindi dare questa visibilità nelle possibilità che oggi ha il CONI. Oggi il CONI, diciamo che ha più un elemento di un ente di rappresentanza, no? Più che dopo la scissione con Sport e Salute è cambiato molto, no? Il CONI, però ecco, come si parlava prima, nell'impiantistica sportiva ha ancora il suo, diciamo, perché anche se è un decreto regio del 39, comunque il parere del CONI per quanto riguarda la costruzione di un impianto sportivo è ancora vincolante, quindi diciamo che non è un tribunale il CONI, però può dare dei consigli molto importanti nell'impiantistica sportiva. Io cercherò di dare il mio meglio insieme a Letizia Innocenti, che è la coordinatrice tecnica. Anche lei è una ragazza giovane che sta continuamente in campo, sul campo proprio vero e proprio. È una valida spalla, e mi piacerebbe appunto coinvolgere ragazzi giovani come lei, proprio per far rinnamorare un'altra volta e far conoscere questo marchio, che è molto importante, perché poi alla fine è quello che ci porta le nostre squadre alle Olimpiadi. Io ti ringrazio, Andrea Capecchi, delegato provinciale CONI. Conosci lo speed down? Lo speed down mi dà tanto di qualcosa veloce che ci si butta. Veloce e divertente. Allora, è stata una gara che si è disputata proprio sulla nostra montagna pistoiese, e noi allora ci divertiamo a guardare quello che è successo. Grazie a Vanni Ponziani per il servizio. Poi Sport d'estate termina così, e noi vi aspettiamo puntuali la prossima settimana. Buonanotte. Siamo alla quarta edizione, noi siamo partiti dal 2020 con un regionale, poi 2021 interregionale, 2023 abbiamo fatto un italiano e quest'anno un campionato italiano. La prima tappa del campionato nazionale Speed Down Italia 2024, riconosciuta dal Centro Sportivo Italiano, si è disputata a Pian degli Ontani, sulla montagna pistoiese, sabato 22 e domenica 23 giugno, ed è stata organizzata dall'associazione La Damigiana in Festa, che ha proposto come percorso di gara i 1600 metri di strada comunale che uniscono la Motta a Pian degli Ontani. Per noi è una soddisfazione enorme e un orgoglio enorme essere stati scelti anche per ospitare il primo campionato nazionale riconosciuto, insomma, dal CSI. È un orgoglio come Centro Sportivo Italiano essere qui come ente patrocinante di una competizione come questa, perché comunque si mixa bene quello che è lo sport, l'ambiente, la cultura, la socialità, e quindi è uno sport che a tutti gli effetti oggi ha veramente fatto rete. All'appello dello Speed Down di Pian degli Ontani rispondono 99 iscritti suddivisi in 11 categorie. Giancarlo Fugazza vince la C4, l'equipaggio Barbero De Marco la C7, Spartaco Targhetti la C8.
Fabiano Di Nelli fa sua la N5K, seguito dal locale Nicola Ceccarelli. Maia Menini vince la C9, Sergio Gori la C10, Simone Grossi fa sua la Drift Trike Junior, mentre Luca Lusini è il leader della Gravity Bike. Roberto Crescini vince la Folk Italia Singolo e Corrado Genovesi la Drift Trike. È stata una gara altezza situazione, abbiamo gareggiato in diverse modalità di tempo, abbiamo avuto anche la pioggia, bella copiosa, ma i ragazzi si sono comportati benissimo. Il sabato si sono disputate le prove cronometrate su asfalto sostanzialmente asciutto, ma la pioggia precipitata tra sabato notte e domenica ha reso più complicata l'interpretazione del percorso, che ha ulteriormente evidenziato la capacità di guida dei concorrenti. Non sono mancate le evoluzioni mozzafiato e un incidente, senza rilevanti conseguenze, ha messo in moto in via precauzionale anche il sistema di assistenza e sicurezza sul tracciato, che è stato puntuale come lo è stata la gestione di tutta la manifestazione. La nostra tappa è molto tecnica e difficile, e cerchiamo di metterla in sicurezza al meglio e fare sempre un grande lavoro. E intanto che i piloti corrono in discesa su una pendenza media del 9,3%, la mente degli organizzatori vola e i loro pensieri proiettano un sogno nel tabellone degli eventi futuri di Pian degli Ontani. Visto questa scaletta sempre verso l'alto, speriamo di poter ospitare un europeo. Quella è la nostra ambizione. Le carte in regola ci sono, facciamo parte della FIS, che sono 8 nazioni. Sicuramente Pian degli Ontani è un candidato ottimo. Lo speed down è una disciplina che non ammette sbagli e spesso i distacchi ai vertici della classifica sono ridotti ai centesimi di secondo. I piloti in gara, nelle loro varie espressioni di guida, sono a bordo di veicoli muniti di impianto frenante, ma allo stesso tempo privi di motore. Quindi essi possono sfruttare solamente la forza di gravità, la millimetrica cura delle traiettorie di percorrenza e la perfetta dinamica di frenata al fine di procurare un'accelerazione utile al loro mezzo di competizione. I kart delle categorie C8 ed N5K, i carenati C4, i carrioli in legno della categoria C10, i drift trike e le gravity bike, insieme ai giovani della C9 e trike junior e alle due tipologie di folk autocostruiti. Tra gli iscritti in quest'ultima categoria brilla un iconico generale Lee. Il nome ci ricorda una famosa serie televisiva in voga negli anni Ottanta, che è stata importata dall'America, continente dove si può dire che sia iniziata la storia dello speed down. Tutto nasce all'inizio del secolo scorso dall'intuizione di un grossista di sapone che decise di inserire in ogni scatola di detersivo le istruzioni che indicavano come trasformare quella cassa di legno in un carretto da discesa. Da questo slancio, nel 1934, venne disputata la prima edizione del Soapbox Derby a Derby Town, nell'Ohio, gara di carretti che tutt'oggi conta migliaia di iscritti provenienti da tutti gli Stati Uniti di America. Intorno al 1950 inizia la pratica di questa disciplina anche in Italia, epoca in cui i carretti vengono trasformati sostituendo le ruote in legno con dei cuscinetti. Nel 1982 nasce la Formula Italiana Kart, che si trasforma poi in federazione e resta aperta fino al 2021, quando, a seguito dell'avvento di nuove e diverse normative, chiude. Quindi nasce la Speed Down Italia, che ne prosegue la missione, che è tutt'oggi in evoluzione. Noi stiamo lavorando con il CSI nazionale e con il CSI di Arezzo per fare tutta la parte burocratica e abbiamo già fatto la richiesta per essere riconosciuti come sport ufficiale da Sport e Salute e dal CONI. Speriamo che ci riusciamo e dopo bisogna solo crescere. L'organizzazione dello Speed Down di Pian degli Ontani richiede l'impegno di oltre 20 volontari per più di una settimana. Noi siamo in una comunità che è molto unita dal punto di vista delle infrastrutture che ospitano, quindi abbiamo convenzioni con tutte le strutture qua e qui a Fare da Mangiare ci sono comunque ditte, ristoranti, locali del posto. Cerchiamo sempre di coinvolgere tutti e di darci
tutti in mano. Abbiamo un riscontro in questo, perché poi quando organizziamo siamo veramente tante persone, tante unite e tutti con lo spirito giusto per fare al meglio tutto. Questa manifestazione costituisce una risorsa per le attività ricettive locali, nonché un'occasione diversa per mostrare la montagna pistoiese a tutta Italia. Noi aspettiamo sempre 300-400 persone che arrivano a Pian degli Ontani in un periodo che è giugno, dove non sono ancora arrivati i turisti. È una vetrina importante per la Val Sestaione su tutta Italia, perché ci sono concorrenti che arrivano dalla Sicilia, quindi insomma è un orgoglio.